ma però noi siamo sempre qui a tavola, a cena, abbiamo invitato anche questa settimana due politici, parliamo di giustizia perché è il dossier più caldo su cui rischia di cadere il governo Letta, diciamo pure apertamente, perché ci sono questioni come le intercettazioni, la riforma delle prescrizioni, la responsabilità civile dei magistrati, che rischiano di far saltare questo accordo che resta sempre un po' precario tra PD e PDL. Noi parliamo però delle cose che si possono fare intanto e ne parliamo con due politici, ma anche due magistrati. La prima seduta a tavola con noi è Donatella Ferranti, ben ritrovata, che è viterbese, che è presidente della Commissione Giustizia della Camera, che è un magistrato, come ripeto, è stata la prima donna magistrato nella sua città, lei, giusto? Che poi, insomma, lei è di Tarquinia in realtà, ma insomma, Sì, Viterbo è il capoluogo. in realtà sì, insomma, erano gli anni dell'82, anzi a Viterbo nell'84, perché prima sono stata a Cagliari. E come l'hanno presa? Ed Cagliari, prima ero, beh, Viterbo. nell'84, insomma, la prima donna magistrato in una città di provincia come Viterbo, dove, insomma, il mondo era maschile fino a quel momento. Si è fatto fatica? Insomma, pubblico ministero ero, quindi, insomma, non è stato così semplice perché c'erano comunque delle abitudini, dei modi di vedere per cui la donna, insomma, Si pubblico fidavano meno? Com'era ministero. come percezione? Beh, la percezione, insomma, all'inizio, soprattutto ero molto giovane e quindi non avevo nemmeno 30 anni, per cui è Lei ancora una più usa a difficile. bruciare le tappe, perché noi sappiamo, ce l'eravamo raccontato anche un'altra volta, insomma, che lei è stata una ragazza molto studiosa e che studiando e lavorando insieme è arrivata molto in fretta anche a fare il concorso al magistrato, insomma, Sì, ho vinto il concorso presto, avevo 23 anni, no? Si quindi vince perché ci si lavora, non è che si vince alla sì, lotteria, quindi andata. insomma quella parte della mia vita è stata abbastanza, diciamo, lineare, nel senso che non ho fatto grandi sforzi, forse come dice lei mi sono dedicata allo studio, però non solo, insomma forse anche un pizzico di fortuna, vediamo, quella non basta mai. Senta, lei ha due figli grandi, sono così determinati, così Beh, certo, adesso le studiosi? cose sono più Lo so, difficili, per quello glielo sì, sono chiedo. più difficili e anche il mondo del lavoro, prima per esempio anche il concorso di magistratura si poteva fare appena laureati, ecco perché l'ho potuto vincere presto, insomma dopo appena laureata si faceva il concorso, adesso ora per la magistratura, dopo la laurea che già è stata aumentata a 5 anni, non più 4, quindi la laurea in giurisprudenza, ci sono obbligatoriamente altri 2 anni di scuola di specializzazione. Quindi si fa, ormai i giovani magistrati sono, mentre prima sui 25 anni si andava in magistratura, ora si arriva dopo 30. Come i medici. Quindi ecco, infatti. E i suoi figli fanno I miei figli sì, sono giurisprudenza? determinati. Una delle mie figlie, diciamo, una figlia ha fatto giurisprudenza, ma non fa la carriera del Non magistrato. fare carriera. E l'altro invece aveva medicina, Ecco, quindi. proprio le due peggio, Sì, infatti. questo volevo dire. Senta, a lei piace cucinare? Sì, è una Perché delle avevo cose letto che. da qualche parte che le piaceva cucinare. Perché adesso c'è questa vaga pazzesca della cucina, delle scuole di cucina, della Sì, prova del cuoco, sì, sì. Però insomma io ho fatto autodidatta Ma come modo per Sì, rilassarsi? donne, è una cosa, diciamo, una cosa che facevo un po' più tempo fa. Devo dire che con gli impegni politici e parlamentari è un pochino più difficile, però è un momento di relax, la cucina. L'ultima cosa che voglio chiedere sembra banale, però a me interessa, mi interessa anche che la gente lo sappia. Cioè, lei è entrata in Parlamento nel Sì. 2008. Dovesse far cambio, preferiva la vita di prima o quella di adesso? Cioè, il servizio alla politica è la stessa cosa che il servizio alla giustizia? Beh, insomma, io ero molto legata al mio lavoro di magistrato, quindi sicuramente anche quello. Però all'inizio ho avuto delle difficoltà, devo dire, anche per immettermi nell'altro mondo che è quello della politica, che coinvolge molto, molto, impegna moltissimo, quindi farà cambio. Non lo so, non è, adesso non sarei in grado. Ecco, sono una di quelle che dicono non puoi fare politico a vita. Ecco, quindi è una parentesi, un impegno, un qualcosa che puoi dare, poi insomma ci vuole il Sa ricambio. che un paio di settimane fa qui è venuto da noi il senatore Margiotta, che è un suo collega Sì. anche di partito, che ci ha detto: no, no, secondo me i magistrati non devono entrare in politica. Allora volevo chiedere un parere da parte di una collega del PD. Beh, insomma, voglio dire, cioè, la nostra Costituzione lo ammette. Certo, ci sono poi delle regole da rispettare anche e soprattutto per rientro, perché voglio dire, noi siamo
dei funzionari dello Stato, siamo impiegati dello Stato, quindi voglio dire, nel momento in cui si fa una scelta che il magistrato non debba avere questo tipo di accesso, è una scelta che deve fare il legislatore, che deve essere contemperato anche da altre possibilità. Mentre attualmente, tra l'altro, non siamo tanti i magistrati che si sono dedicati alla politica, molti più gli avvocati. Beh, caro figlio, uno si è dimesso l'altro giorno, quindi qualcuno poi lascia. Sì, voglio dire, sono scelte che in ogni caso pesano sulla carriera. Chiaro. Attenzione, ti segnano nel senso che se si deve alle leggi, allo stato attuale della legge, se si rientra in magistratura dopo una parentesi parlamentare, come è stato per altri, adesso per esempio ricordo persone che adesso sono state anche in Cassazione, il consigliere Sanese ed altri, questo rientro deve garantire, no? Per esempio non rientri, per esempio, oggi c'è un divieto di rientrare per 5 anni. Non puoi entrare nel collegio circoscrizionale dove tu sei stata eletta. Chiaro. Io per esempio sono stata eletta a Lazio 2, non potrò rientrare in quel contesto. Non solo, ma ci sono anche delle limitazioni che vanno poi, no, anche nella progressione di carriera, negli incarichi direttivi. Insomma, non è la così. Penalizzazione è forte per non noi. Non è tutto oro. Siamo una delle categorie forse più penalizzate. Poi se si vogliono mettere altre regole, altri paletti, il legislatore lo valuterà. Facciamo entrare un altro magistrato, credo che abbiate idee molto diverse, ma buongiorno Nitto Palma, ops, ben trovato Francesco Nitto Palma, magistrato e senatore del Popolo della Libertà, presidente della Commissione Giustizia del Senato, quindi state proprio lì a guardarvi in cagnesco perché state a litigare. No, lei non può guardare in cagnesco perché ha questi occhiali meravigliosi. Alla Ray Charles, mi scuso per gli occhiali, ma ho avuto proprio di recente, 2 giorni fa, un intervento all'occhio. Se potessi metterli anch'io con queste luci sarei molto lieta. Per esigenze di copione possiamo fare il cambio. Proviamo a vedere come mi stanno. Benissimo. Beh, insomma, non sono così femminili per fortuna. Senta, dicevo, presidente di 2 commissioni che stanno a spartirsi un po' i lavori. Dovete stare, fare il nostro meglio. Comincio io, cominci tu, questo è un tema mio, questo è un tema tuo, state facendo così o no? Lo chiedo a me. Entrambi, perché no? No, ma noi abbiamo calendarizzato i lavori delle 2 commissioni secondo quelle che sono state le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. Evidentemente vi sono delle sovrapposizioni di cui abbiamo già parlato attraverso, come dire, un serrato carteggio. Ma credo che il problema non sia... Perché ci si parla con carteggi? No, voglio dire, al di là delle chiacchiere, poi ci sono dei provvedimenti formali. Ah, no? Okay, okay. Però voglio dire, credo che questo non sia un problema. No, perché sia per voi sembrano cose normali, ma la gente, io immagino che si inventa questi messi che partono dal Senato e vanno alla Camera con una lettera, poi dalla Camera tornano al Senato. È molto più rapido, okay, è molto okay. più rapido. In genere si formalizza per iscritto quello che già si è detto a voce. Okay. Ma voglio dire, questo non è un problema, perché l'interesse che ha sia il Presidente Ferranti che io è quello di cercare di accelerare i lavori della Commissione, di arrivare rapidamente al licenziamento dei disegni di legge, per cui abbiamo un obiettivo comune sotto questo profilo. Un minuto a testa, un minuto esatto per introdurre l'argomento più in generale. Dicevo prima che insomma, il tema della giustizia è un tema bollentissimo, però il Presidente del Consiglio, Letta, aveva detto che non voleva sulla giustizia farsi distrarre, proprio queste parole ha usato. Quindi alcuni temi divisivi non erano tra le priorità del suo governo. Allora vi chiedo quali sono, secondo voi, i temi caldi. Nitto Palma, cominci lei, un minuto. I temi caldi, urgentissimi, su cui non si può rimandare. Ma intanto sono tutti i temi che riguardano il mondo della sofferenza carceraria, per cui bisogna, come dire, rapidamente licenziare i disegni di legge che per un verso riguardano le misure alternative, e credo che questo sia in avanzato stadio di istruzione davanti alla Commissione Giustizia del Senato, della Camera. I problemi che riguardano la tensione detentiva, cioè sostanzialmente affrontare, come dire, il problema della logistica carceraria attraverso il reperimento delle risorse finanziarie, la depenalizzazione che è in istruzione davanti alla Commissione Giustizia del Senato. Questi sono temi che riguardano, come dire, dei problemi veri che afferiscono al mondo della giustizia, questi devono essere trattati. Poi ci sono dei temi divisivi, uno fra tutti
la separazione delle carriere tra dei magistrati o la responsabilità civile che probabilmente, ove mai dovessero essere trattati, è meglio aspettare. Lei avrebbe qualcosa da aggiungere? Beh, sul tema carcerario ho È già chiaro. parlato, insomma, è priorità delle rispettive commissioni. E c'è anche l'altra questione che si può affrontare dell'accelerazione dei processi civili soprattutto. Quindi si può affrontare il problema dell'arretrato, dell'organizzazione giudiziaria, anche insomma, di verificare anche l'attuazione, per esempio, del processo telematico, dell'informatizzazione e quindi anche di misure processuali, la media conciliazione, per esempio, altro problema che ci è rimasto un po' di eredità dal precedente governo. Insomma, c'è tutto questo aspetto che non è poco. E poi noi abbiamo calendarizzato anche altri provvedimenti che sono per esempio, insomma, sto utilizzando, non so il Presidente Palma, ma sto utilizzando anche la tecnica di mettere due relatori nell'ambito dei provvedimenti un pochino più corposi, sono due relatori sempre di forze PDL e PD, insomma, che sono, diciamo, o scelta civica, che insomma sono forze della maggioranza. Ad esempio, noi abbiamo calendarizzato il tema dell'omofobia, dove ho due relatori, l'onorevole Leone del PDL, già vicepresidente della Camera nella scorsa legislatura, e l'onorevole Scalfarotto del PD. Vi inviterei ad aprire il menu e mi scuso se non per distrarci non voglio assolutamente ordinare nulla, quindi a tradimento vi abbiamo infilato un foglietto con avverbi e preposizioni avversative e dubitative che sono quelle che di fatto ricantano il titolo della nostra trasmissione, ma però ne usate una testa perché a noi interessa anche capire, non dividervi per forza, ma ci interessa anche capire i punti di vista differenti. E quindi se io dico provocando una cosa e faccio cominciare Nitto Palma, lui comincerà con un invece e magari il Presidente Ferranti risponderà con un eppure e una testa. Io vi ascolto e in maniera molto molto rapida, per un 5 minuti, vi confrontate così. E io posso cominciare provocando dicendo che lo scoglio su cui si arenano tutti i procedimenti giudiziari in Italia è Silvio Berlusconi. Prego, Presidente. Perché? Perché, guardi, è una bellissima domanda. Vediamo se risponde Donatella Ferranti. Io vi Non credo, ascolto. lei ha detto dovevo rispondere solo No, con no, va l'avverbio. benissimo anche cominciare perché è un avverbio interrogativo. Perché? Il presidente Berlusconi ha detto chiaramente che le sue vicende giudiziarie, qualunque esse siano, non toccheranno la vita del governo, quindi sotto questo profilo, cioè quello strettamente politico, le vicende giudiziarie del presidente Berlusconi sono irrilevanti. Sotto invece altri profili possono assumere invece una loro Io apprezzabilità. spunto la prima parolina usata. Signora Ferranti, a lei. Ma infatti Infatti. credo che le vicende processuali di Berlusconi o di altri politici debbano essere fuori dalla stabilità del governo. Abbiamo dei pensieri molto più importanti, quelli del lavoro, della ripresa dello sviluppo economico, appunto, dell'efficienza del sistema giudiziario per i cittadini e le imprese. Questi sono i punti essenziali del governo. Credo che questa sia la linea che debba condurre anche i leader politici. Presidente Palma? Continuiamo ad andare avanti scegliendo una parolina alla volta. Ma sempre sullo stesso tema. Si può aprire, i temi si ampliano, sempre e Comunque, comunque. Vede che un comunque esiste. non può non essere rilevato come da 20 anni a questa parte il presidente Berlusconi sia oggetto di una forsennata attenzione giudiziaria che ad oggi si è conclusa sempre con un nulla di fatto. Per il resto attendiamo fiduciosi il giudizio dei giudici, se non quello di primo o secondo grado, sicuramente quello della Cassazione. Signora Ferranti? Ma io sono abituata a Ma? rispettare, sì, le sentenze e le pronunce, anche quando sembrano, diciamo, da fuori, magari lasciano perplessi. Quindi io credo che questo deve valere per tutti, insomma, e tanto più per chi si espone in politica. Non credo che ci sia stata nessuna persecuzione giudiziaria, credo che, diciamo, anche dove ci sono state poi delle assoluzioni, anche per prescrizione, vuol dire che il sistema giudiziario in sé ha quella capacità di reggere in maniera autonoma e indipendente, per cui quello che bisogna evitare è la delegittimazione continua dei giudici, questo sì. Eppure. Eppure, se, come dire, la delegittimazione o la pseudo-delegittimazione viene da altre fonti, viene accettata. Le faccio un esempio, senza evidentemente entrare nel merito della vicenda che non mi riguarda.
Di recente c'è stata la sentenza nel processo Cucchi. Evidentemente i parenti hanno mostrato, come dire, un loro dissenso rispetto alla protesta, anche in maniera molto vibrante, e sono stati ricevuti dal Presidente della Camera, dal Ministro della Giustizia, da diverse istituzioni pubbliche. Mi chiedo se questo, a fronte di una critica aspra, non sia, come dire, una forma inusuale di attenzione rispetto a determinate posizioni. Anche lì vi è una forma di delegittimazione. Tenga presente che quando venne letta quella sentenza, il pubblico venne allontanato al grido di assassini, assassini. Presidente Ferranti. Io credo comunque l'ha già usato lui. Già usato. Quindi. Allora è il caso di cambiare, diciamo, anche tema, credo anche qui, perché non possiamo. Voi, parentesi, vi siete accorti che non stiamo parlando dell'ex presidente Berlusconi, noi stiamo parlando del sistema giudiziario più in generale. Infatti. Questi temi toccano il sistema della giustizia del Sì, nostro paese, però. da cambiare o non da cambiare, io lascio No, a voi. ma diciamo, eravamo partiti dal, no, se le sentenze e i processi di Berlusconi influivano sulla stabilità del governo. E allora adesso siamo arrivati al problema della delegittimazione della magistratura, che è ben di cosa ben diversa dalla critica che può suscitare una sentenza, oppure anche dal sentimento di vicinanza che possono, diciamo, del dolore nei confronti di alcune vittime, no? Quindi abbiamo visto, si è parlato della questione Cucchi. Io peraltro, proprio in coerenza di quello che penso, non ho commentato nulla. In questo caso, anche sentendomi vicina a chi ha perso un figlio, però proprio perché tra l'altro in quella vicenda non conosciamo nemmeno le motivazioni della sentenza e quindi come mia abitudine non ho fatto nessun comunicato, ma non per non essere vicina al dolore dei familiari, ma perché credo che proprio il sistema giudiziario che è fatto, il nostro sistema giudiziario è uno dei più garantisti che esiste in Europa. Che prevede 3 gradi di giudizio, la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. E quindi credo che questo ci porti a dire che ecco, le sentenze sicuramente si possono criticare, però diversa invece quando c'è un attacco fino a se stesso alla magistratura, che è una parte dello Stato, per un discredito che poi, come quando arriva il discredito fino a se stesso nei politici, non serve a niente, serve soltanto ad allontanare la fiducia dei Beh, cittadini nei certo. confronti dello Stato. Presidente Palma? Sì, però va detta una Però. cosa, che non è ogni critica che viene formulata comporta una delegittimazione. Ho l'impressione che da parte della magistratura, da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, si tenda, come dire, ad omologare ogni critica con forme di delegittimazione della magistratura, e questo non può essere, come dire, accettato, perché nella sostanza equivarrebbe a impedire qualsiasi diritto di critica, che pure può essere liberamente esercitato anche con riferimento alle sentenze, anche perché non vale l'inverso. Vi è da parte dei magistrati una continua invasione di campo nel mondo della politica, gliene dico una fra tutte. In Commissione Giustizia è stato al Senato, venne come dire, calendarizzato un disegno di legge sul concorso esterno in associazione mafiosa. Immediatamente i magistrati si sono sollevati contro questa norma, con riferimento ai tetti di pena, e credo che questa sia un'invasione di campo. Siamo addirittura nella fase preistruttoria di un disegno di legge. Singolare che ieri è stato calendarizzato lo stesso identico disegno di legge con delle pene diverse, primo firmatario un esponente del PD. Ed è stato calendarizzato all'unanimità e tutti sono stati zitti. Ferranti. Io invece Invece. credo che ci sia molte volte, soprattutto per esempio la cosa che mi ha sconcertato è quando esponenti del PDL sono andati a Milano in quella manifestazione sotto il tribunale, cioè quella non è diciamo anche esponenti del governo, e tant'è vero che insomma so che poi ci sono state anche
e quello l'ho apprezzato, anche una presa di posizione, anche diciamo, un rivedere alcune posizioni anche da parte di ministri che fanno parte dello Stato, diciamo, del governo ed anche del PDL. Quindi, però quella manifestazione lì sotto il tribunale, quando c'è un processo in corso, sia pur che riguarda fatti del presidente, dell'ex presidente del Consiglio Berlusconi, io credo che vada oltre il diritto di critica, ma va nel senso della delegittimazione, perché noi pensiamo, no? Pensiamo se in ogni processo di mafia, in ogni processo di altre di grande rilevanza, ci sia poi, no, la manifestazione davanti al tribunale, non so, di esponenti della Camorra, di esponenti dell'Ndrangheta, cioè, io credo che chi ricopre incarichi pubblici, questo per me è fondamentale, chi ricopre incarichi pubblici deve avere un ruolo anche di esempio, di guida, questo vale anche per i magistrati, non vale soltanto per i politici. Nitto Palma, rapidamente chiudiamo. Insomma, forse bisognerebbe avere una memoria un po' più lunga. Per una parte la Presidente Ferranti non è responsabile, perché mi riferisco a fatti che probabilmente sono accaduti quando lei era ancora troppo giovane. Nel mio iniziale periodo le manifestazioni a Piazzale Clodio, con la presenza di esponenti dell'allora Partito Comunista o dell'allora similare di Rifondazione Comunista, erano all'ordine del giorno e nessuno disse nulla. La seconda cosa, quella manifestazione non fu una manifestazione organizzata, nacque all'improvviso quando ci arrivò la notizia, noi eravamo riuniti in gruppo a Milano, arrivò la notizia che venne disposta la visita fiscale da parte dei giudici di Milano su un Berlusconi ricoverato al San Raffaele, ed è singolare che il giorno dopo altro collegio non dispose la visita fiscale. Due, quando i giudici di Napoli chiesero il giudizio immediato nei confronti di Berlusconi, è singolare che quel giudizio immediato venne rigettato dal GIP. Quindi di fronte a due forzature sul processo con ricadute dirette sulla politica che legittimavano una legittima protesta, dopodiché evitiamo di drammatizzare. Ha cominciato Nitto Palma, chiude con gli avverbi la Ferranti, poi passiamo ad altro. Magari, ma questo lo voglio dare, fuori dalla vicenda specifica, questo è un esempio che diceva il Presidente Nitto Palma, proprio a tutela proprio di quello che è il nostro sistema. Ci sono i meccanismi interni, diceva, no? Poi quella visita fiscale, non l'ha collato il collegio, poi ci sono i meccanismi interni processuali, c'è la difesa, non c'è bisogno di forzare e di delegittimare attraverso manifestazioni che non sono manifestazioni di semplici cittadini, ma di chi ricopre incarichi pubblici e anche di governo. Lei quindi dice ci sono dei correttivi all'interno del sistema, e c'è anche la preoccupazione del Presidente della Repubblica vieppiù insistente sull'imparzialità e sull'equilibrio dei magistrati ancora in maniera recente, quindi insomma, questa pressione perché il sistema si autotuteli e faccia autocritica in maniera più chiara. Io vi voglio far sentire subito, facciamo prima sentire cosa ne pensano alcune persone. Quello che si direbbe la gente, ma la gente è molto preparata ed è molto appassionata, anche adonta di quello che sembrerebbe una trascuratezza e un'indifferenza nei confronti del mondo politico e dei suoi correlativi. Perché, a parte che qua intorno nel centro di Roma si trovano persone da ogni parte d'Italia, il nostro collega Gavino Palla ha raccolto un po' di voci sull'idea dei punti deboli di questa giustizia e se la giustizia in Italia è giusta. Sentiamo. La giustizia funziona? Funziona e non funziona. Se guardiamo i processi civili, no, per esempio, che ci si impiega 12 anni e talvolta anche i penali. Quindi la giustizia è un elemento fondamentale della vita del paese per il suo equilibrio, per la tutela della legalità, tuttavia probabilmente la legislazione farraginosa e anche i meccanismi procedurali non la fanno funzionare al meglio come servirebbe ai cittadini. Giustizia giusta e veloce. È palesemente dimostrato e dimostrabile che i pubblici ministeri non cercano la verità ma cercano la vittoria, a prescindere se le loro accuse siano veridiere o meno, anche nei casi in cui sono concretamente convinti di non avere prove, di non avere ragione, comunque il loro problema è far condannare per poter ottenere una vittoria che poi gli porta dei vantaggi in termini
in termini, diciamo così, di carriera? No, io credo nelle istituzioni, credo che la giustizia in Italia funzioni. Forse ha bisogno di essere riformata su alcuni aspetti, però non mi sento una disfatista che dice che la giustizia non funziona. Io mi ricordo un articolo dell'ex ministro Conso sulla separazione delle carriere. Poi mi ricordo che ho raccolto le firme per il referendum dopo il caso Tortora. Gli italiani hanno votato, l'82%. Sono piccoli particolari, non so se questo potrebbe pure servire. Ma questi sono fatti, senza opinioni. Ma secondo me i processi sono troppo lenti, no? Quindi se uno aspetta 20 anni è inutile. Io mi occupo di questo nella vita, sono un praticante, quindi non posso che confidare nella giustizia e ci credo nella giustizia. Ma in Italia non funziona niente. Sì. Allora, come potete vedere, pareri diversi, l'ex presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, procuratore, giovani, studiosi. Un commento a quello che avete sentito, passiamo oltre. Vinto Palma. Voglio dire, vi è un... una generale valutazione di non funzionamento della giustizia e anche, diciamo, di sospetto rispetto a taluni andamenti della giustizia. Chi parlava di separazione delle carriere evidentemente ritiene che l'appartenenza alla stessa carriera tra pubblici ministeri e giudici sia un vulnus alla cosiddetta imparzialità del giudice. Chi parlava di un pubblico ministero interessato solo alla vittoria indipendentemente dagli esiti processuali, contrariamente a quello che ad esempio è la figura del pubblico ministero, manifestava, come dire, l'idea di uno strapotere del pubblico ministero e di una strumentalizzazione della propria carriera, delle proprie funzioni ad altri percorsi. Poi vi era la lentezza dei processi. In parte dipende dalla criminalizzazione che vi è stata nel passato di vaste aree di illegittimità che potevano essere risolte attraverso le sanzioni amministrative e che per l'assenza di meccanismi, di seri meccanismi di sanzione amministrativa, sono stati, diciamo, riportati nell'alveo del penale con tutto quello che questo comporta. Presidente Ferrante. Ci fa capire questo filmato che in realtà quello che poi sapevamo, insomma, il problema dell'efficienza giudiziaria esiste. Ma bisogna andare alle cause e sicuramente, anche se si può pensare, diciamo, diversamente, il problema della giustizia e della lentezza dei processi e quindi anche di quella della fiducia del cittadino nei confronti del sistema non si risolve né con la separazione delle carriere né modificando la materia della responsabilità civile. Quella sulla responsabilità civile dei magistrati può essere sicuramente una materia che in qualche modo delle semplificazioni, dei correttivi vanno fatti, però non è quello il problema. Molte volte sta proprio anche a noi della politica a imboccare, questo è quello che vorremmo fare in questo scorcio di legislatura, quello che durerà, però iniziare e questo, con il binario giusto, cercare di mettere da parte discorsi che sono strumentali, molte volte demagogici, e cercare di andare a fondo almeno ai problemi reali. E a proposito delle cose da fare, 5 minuti di domande secche, quindi sul concreto vi prego di non sovrapporvi e di essere molto rapidi. Prego, cominci lei, poi una testa. No, ma volevo solo dire una cosa su quello che diceva il Presidente Ferrante. Rapidissimo. Anche se forse una riflessione sul conservatorismo che mi pare qualifichi l'intero mondo della giustizia andrebbe fatto. Pare che non possa essere cambiato nulla. Se il sistema non funziona, ferme restando le garanzie dell'indipendenza, dell'autonomia della magistratura, bisogna riflettere se non sono necessari taluni cambiamenti su determinati comparti, determinati settori che non servono tanto al mondo della giustizia e al mondo della magistratura in genere, ma quanto ormai a essere posti a protezione di benefici e di privilegi personali. E infatti c'è anche un DDL che ha presentato proprio il senatore Nitto Palma in commissione sui procedimenti disciplinari a carico di alcuni magistrati che risultino, che è stato oggetto di una vergognosa aggressione, che risultino non imparziali. Un suo parere, poi passiamo ad altri temi.
Guardi, diciamo, io devo dire una cosa, che sicuramente tutto è perfettibile. Anche noi abbiamo detto, no, insomma, in un sistema dove la responsabilità disciplinare, tra l'altro la riforma è recente, insomma, la riforma del Castelli, Mastella, ha tipizzato gli illeciti disciplinari per i magistrati. Quindi voglio dire, c'è un mondo che attiene alla magistratura ordinaria, e credo che il ministro Nitto Palma, insomma, su questo non possa non darmi ragione, e in cui in realtà l'azione disciplinare viene esercitata ed è anche trasparente e si conosce l'esito e si conoscono i processi, ed è quella che riguarda appunto la magistratura in genere. Voglio vedere quante altre categorie, no? Su Si questo, se mi fanno. permettete, spostiamo l'argomento al prossimo Però, servizio e lo no, commentiamo, perché ci però volevo. sono pareri diversi. Sì. Sì, però diciamo, il disegno che riguardava appunto il disegno di legge che è stato in qualche modo Oggetto di anche forte scontro, sì. forte scontro, però andava a inserire, quella era la parte contestata, che io non, diciamo, non condivido, andava a inserire nell'ambito di una tipizzazione, cioè gli illeciti disciplinari che oggi sono tipizzati, anche a garanzia, no? Perché il precedente disciplinare a questo andava a garantire, andava a introdurre una clausola molto generica, indeterminata, diciamo, opinioni espresse, procedimento disciplinare. Questo è Non qualcosa è, che non scusi, si può, non è così. sostanzialmente ambientale, cioè dove si va ad allargare una maglia che viene ad essere indeterminata. È l'indeterminatezza che non condivido, non il rigore della disciplinare. Non è assolutamente, mi spiace, ma non è assolutamente così. Noi inserivamo una norma che riguardava le dichiarazioni politiche sostanzialmente, esattamente come prescritto in una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e come ricavabile dall'intervento del Presidente della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura. Poi sì, era generica, non era generica, questo apparteneva al mondo della discussione. Ricordo che la tipizzazione degli illeciti disciplinari, che è tutta posta a tutela dei magistrati, è stata introdotta con la riforma dell'ordinamento giudiziario, quindi la riforma Castelli, e lo so bene perché l'ho scritta io quella norma. Infine, sempre in quel disegno di legge, a garanzia dei magistrati, si voleva dire che quando vi erano gli elementi per un'azione disciplinare non si poteva partire il Consiglio Superiore con una procedura di trasferimento d'ufficio. Un caso di oggi, davanti agli occhi di tutti. Parte un'azione di trasferimento di ufficio nei confronti del procuratore di Palermo Messina, per sì. un fatto sicuramente riconducibile alla volontà di questo magistrato, che per ipotesi potrebbe essere trattato con maggiori garanzie per il procuratore di Palermo nell'ambito del disciplinare. Da lì quella norma che impediva le sovrapposizioni, come da sentenza del Consiglio di Stato. Quindi perfettamente in linea con il Consiglio Superiore, organo di autogoverno, con il Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio Superiore, e con il Consiglio di Stato, massimo organo di giustizia amministrativa. Sul caso Messineo e magari sul caso Ingroia, perché in qualche modo sono legati. Ma sul caso Messineo, voglio dire, Messineo ha un procedimento di incompatibilità ambientale in questo momento dal Consiglio della Magistratura, quindi che non ha un procedimento disciplinare, No, perché certo. che i casi sono, perché questa parte della proposta di legge in realtà può avere, che diceva il Presidente Nitto Palma, può avere un suo significato, che non ci siano sovrapposizioni, ma già deriva tra disciplinare e CSM che parla di incompatibilità proprio della figura di quel magistrato in quel contesto. A questo serve il trasferimento d'ufficio. Quello può avere un significato, questa necessità che non ci sia sovrapposizione. Io contestavo di quella proposta di legge invece la clausola generica che si presta a strumentalizzazione e pressioni nei confronti di un Ok, magistrato. abbiamo Mentre, capito come la per quanto pensate. riguarda. Abbiate pazienza, È ma troppo ho tecnico. 3 minuti per chiedervi cose concrete che si possono fare. C'è un piano cancellieri, almeno in teoria, su una revisione del sistema carcerario, perché non ci sono posti, perché la situazione è indecorosa, è vergognosa, non lo dice soltanto l'Europa, che dice un sacco di cose e qualche volta possiamo anche far finta di niente, ma lo dicono i nostri occhi, lo dicono il Presidente della Repubblica, lo dicono la società civile che ha a che fare col mondo carcerario. Ha detto al cancellieri 4.000 posti in più, depenalizzazioni per alcuni reati, soprattutto i piccoli reati, pene alternative, domiciliari, affidamento in prova, anticipo del fine pena da scontare a casa. Perfetto. Ci vogliono i soldi, dove si trovano?
No, queste riforme, allora partiamo da una cosa, il piano carceri era finanziato, okay. Era finanziato per 600 milioni di euro, questo già nel 2009 e siamo 2009-2010 mi pare, e 2010, questo piano carceri ancora deve essere completamente attuato, quindi siamo un po' in ritardo sotto questo. I soldi ci sono. Però i soldi erano finanziati già all'epoca. Ora invece queste misure però, le misure di cui si parla sono a costo zero, sono sostanzialmente a costo zero tranne un potenziamento che dovrà essere, diciamo, può essere recuperato anche utilizzando i soldi che la giustizia produce, uh-huh. Perché la giustizia produce dei soldi che derivano dalle confische dei beni, derivano da tutto quello che deve essere riassegnato alla giustizia anche attraverso il fondo unico per la giustizia. Quindi credo che attraverso una razionalizzazione delle risorse si debba effettivamente andare verso un modo di pensare che non sia solo carcere. Secondo lei? 67.000-68.000 detenuti a fronte di un piano di tollerabilità di 44.000 persone, il 25% dei detenuti sono in attesa di giudizio, da qui probabilmente la necessità di intervenire sulla custodia cautelare, esattamente come dice il Presidente della Repubblica Napoletano, che parla di uso eccessivo. È in calendario la Camera, stavo dicendo la Camera. Dopodiché sì. Depenalizzazioni, misure alternative e via dicendo. Reperimento delle risorse. Un discorso molto semplice. Vi sono delle carceri, se volete partiamo da Regina Coeli, possiamo parlare di San Vittore, delle Murate di Firenze, del Lucciardone. Che non sono ristrutturabili, nel senso si può fare una manutenzione di tipo ordinario, ma che non va a incidere sugli edifici che sono degli edifici che risalgono a diversi smantellarli e portare altrove. No, basta venderli. Si recuperano le risorse finanziarie, attraverso le risorse finanziarie si possono costruire nuove carceri, però con un progetto chiaro. E cioè se io considero che il 40% dei detenuti viene considerato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a bassissima pericolosità, immagino che si possano costruire delle carceri a bassa sicurezza, certo. Costano molto di meno, sono più vivibili. E su questo siete d'accordo, sono più vivibili anche magari per le guardie carcerarie, che tra l'altro sono i carcerati veri in molti casi in questo paese. È in sottorganico. Esatto. Su questo bisogna dare un'accelerazione perché... Una battuta, è il vostro lavoro, noi siamo felici che su questo siate d'accordo con voglia di fare. Diffamazione a mezzo stampa, che ne pensa? Penso che il problema non è la sanzione penale, penso che il problema sia la sanzione civile. Negli Stati Uniti d'America, se un giornalista diffama un cittadino, i risarcimenti sono estremamente elevati. E qui in Italia... E viene data notizia in maniera evidente. Viene data in maniera evidente. Qui dobbiamo capirci su una cosa, nessuno vuole incidere sul diritto di informazione o sul dovere di informazione rispetto al diritto di essere informati. Però quando esce una notizia falsa sul giornale, e direi ancora di più sul circuito internet, perché il giornale il giorno dopo ce lo dimentichiamo, sul circuito internet tu clicchi e ti appare impresso. Di tutto, la tua vita è sostanzialmente rovinata e non c'è sistema per restaurarla. Sembra una cosa marginale, ma non lo è poi tutto sommato. No, tant'è vero che è in calendario nella mia commissione, l'ho messa in priorità, quindi cioè sono una delle corsie diciamo, che avrà preferenziali, nel senso che va rivista la questione carcere, anche lì, però bisogna trovare il giusto punto di equilibrio tra diritto di cronaca e tutela della vittima. Sì, però basta con grande attenzione al circuito internet. Si può pagare, si può pagare non con la galera, un giornalista dovrebbe pagare, il suo editore dovrebbe pagare. Ci vogliono anche, credo anche lì, parliamo delle misure no, anche deontologiche, disciplinari, anche dell'ordine dei giornalisti, forse diciamo che deve avere anche un'auto responsabilità come tutti. Sì, ma insomma sull'auto responsabilità insomma avrei un maggior rigore forse. Sì. Anche sotto questo profilo, perché quello aiuta, e più sicuramente trovare delle forme incisive di tutela
dell'immagine delle persone. Abbiamo incontrato un giornalista di quelli che si consumano le scarpe andando a cercare le notizie, ce ne sono ancora, si chiama Valentino Maimone, con un suo collega, Benedetto Lattanzi, ha inventato un sito, dovremmo vederlo adesso, si intitola errorigiudiziari.com, probabilmente l'avete anche scorso, vi è servito. È un lavoro parallelo che loro fanno proprio come servizio civile, oserei dire, al paese. Dopo il successo di un libro sul tema 100 volte ingiustizia, innocenti in manette, in maniera assolutamente non ideologica, hanno raccolto moltissimi casi di errori giudiziari, creando un archivio che è sconcertante. Cecilia Pronti ci ha aiutato a incontrarlo. Valentino Maimone, sentiamo. Allora, Valentino Maimone, voi avete creato, tu e il tuo collega, questo sito perché? Quanto tempo fa? Dunque, il sito è stato creato 7-8 anni fa, diciamo che è stato avviato anche in maniera un po' più seria negli ultimi 4-5 anni, però tutto risale a una quindicina, ventina di anni prima, quando abbiamo cominciato a occuparci di errori giudiziari tramite un libro. Abbiamo fatto una raccolta. C'è stato qualcosa che vi ha dato là, uno scandalo, una rabbia? Allora, qualche punto di riferimento, oltre al caso Torto, oramai è quasi inutile parlarne visto la notorietà, ci sono stati un paio di casi che ci hanno attirato l'attenzione. Uno che pochissime persone ricordano, che è quello di un professore siciliano, Lanfranco Schillaci, che era stato accusato di aver addirittura abusato della figlia di 2 anni. In realtà questa bambina sarebbe morta di lì a poco di una gravissima forma di tumore. Date notizie di quanti errori giudiziari, quanti casi all'anno nel nostro paese? Allora, noi non riusciamo naturalmente a coprire tutti quelli che accadono ogni anno, perché ogni anno di riconosciuti e risarciti ce ne sono 2.369. Nel nostro archivio in questo momento ce ne sono 530-540. Avete difficoltà ad attingere alle notizie, ad entrare nei meccanismi giudiziari? Vi fanno muro, vi coprono? No, questo devo riconoscere di no. Il nostro sito si basa essenzialmente su tutto quello che esce sugli organi, sui mass media. Okay. E anche su una rete di avvocati o comunque di addetti ai lavori che ci segnalano volta per volta delle vicende che il più delle volte sono sperdute, sono nei posti più strani, dalla Valle d'Aosta a Lampedusa, per capirsi. Parlavi di risarcimenti, la maggior parte, perlomeno se non tutti, vengono risarciti in modo adeguato, le persone che subiscono errori da parte della giustizia? Ma il problema è che da noi ci sono dei numeri fissi e predeterminati per quanto riguarda il risarcimento, cioè per un giorno in carcere da innocente lo Stato prevede 260 euro, agli arresti domiciliari la metà, con un limite massimo di 516.000 euro. Ora, detta così, può sembrare un'enormità, cioè tu sei in carcere un tot di tempo, quanti anni ti hanno, ma il problema è che spesso sono anni, addirittura ci sono i casi più eclatanti che 22 anni in carcere da innocente. Immaginate come può essere devastata una vita quando perdi il lavoro, gli affetti, la possibilità di crescere un figlio. E qualunque cosa, c'è l'esempio di Giuseppe Gulotta, che probabilmente è il caso di errore giudiziario recente più eclatante, è stato 22 anni in carcere con l'accusa di essere stato uno degli autori della strage di Alcamo, 2 carabinieri uccisi in circostanze terribili. E dopo 22 anni in carcere, lui ha raccontato che nel momento in cui avrebbe dovuto compiere in realtà questa strage, aveva fatto domanda di arruolamento nella Guardia di Finanza. Ora, io capisco che non può essere naturalmente una circostanza scriminante, ci mancherebbe, però... È anche difficile che un uomo riesca a mentire a questo punto. Quanto costa allo Stato questa serie, questo cumulo di errori che con trascuratezza tra l'altro vengono un po' coperti, un po' nascosti, dà un po' fastidio riconoscerli? Allora, no? Il ministro del precedente governo, di 2 governi fa, il ministro Severino, e nella relazione annuale al Parlamento come guardasigilli fece una cifra che passò un po' così, cioè 46 milioni di euro l'anno in risarcimenti soltanto nel 2011. Facendo 2 calcoli, andando a ritroso, abbiamo scoperto che in realtà fino, diciamo, negli ultimi 10-11 anni la somma totale spesa dallo Stato in risarcimento si avvicina ai 500 milioni di euro. Ora, in tempi di crisi, in tempi di spending review,
senza fare demagogia, però di quei 500 milioni di euro, se si riuscisse a tagliare anche solo una piccola parte, sarebbero soldi guadagnati. Ultima cosa, secondo te i motivi principali che causano nel nostro paese tutta questa serie di errori, che è maggiore rispetto ad altri paesi europei che ci sono vicini e che hanno la nostra stessa forma di democrazia e di sistema giudiziario? Allora, è difficile attribuire colpe specifiche a questo o quel protagonista. Non funziona perché? Il meccanismo non funziona per una serie di motivi. A me piace dire che se senti gli avvocati danno la colpa ai magistrati, se senti i magistrati danno la colpa al contrario agli avvocati e viceversa. E non mancano negli uni e gli altri nel nostro paese, allora, anzi sì, abbondano. Allora ci sono magistrati che sbagliano, questo è ovvio, e sbagliano per superficialità, per fretta, perché comunque in certi casi si sentono un po' più di potere di quello che effettivamente hanno, però bisogna anche riconoscere che, visto il sistema della giustizia in Italia, ci sono moltissime difficoltà, sono costretti a muoversi senza mezzi, con tempi lunghissimi, costretti magari a interrogare una persona che in quel momento è in carcere a distanza di un mese, due mesi, quindi i tempi si allungano, ci sono questi detenuti in attesa di giudizio. Ecco, tanto per capirsi, il 40% della nostra popolazione carceraria è in attesa di giudizio, quindi tecnicamente innocenti. Quante persone saranno veri e propri errori giudiziari? Se anche fosse un 5%, ci rendiamo conto che è un numero altissimo. Allora, gestire un'emergenza di questo genere, capisco che è difficilissimo. L'ideale sarebbe un mondo in cui gli avvocati cercassero nei limiti del possibile di collaborare con i magistrati, ma anche nello stesso tempo i magistrati non andassero dritti sempre per la loro strada, convinti che la verità è sempre una sola. Allora, grazie a questo giornalista determinato, un commento, Nito Palma e Ferranti. Ma aiutateci a capire, insomma. Detto l'errore fa parte del lavoro. Vabbè. No, perché, cioè, voglio dire, non è che i magistrati, a differenza delle altre categorie, sono dotati del privilegio dell'infallibilità. Il problema è un altro, molto rapidamente. Tizio viene incarcerato per avere violentato la figlia. Si scopre che la figlia ha un tumore. Mi chiedo, ma a fronte di un'accusa così grave, non era forse più prudente fare un'immediata ecografia? Primo punto interrogativo, errore di un certo tipo. I giudici valutano il materiale probatorio in un modo. Qui non possiamo farci assolutamente nulla, se quel materiale probatorio esiste, salvo i casi di responsabilità civile del magistrato, cioè errori gravissimi, eclatanti, perché è nella discrezionalità del magistrato la valutazione del complesso probatorio. E non possiamo in alcun modo comprimere questa discrezionalità, perché sennò verrebbe meno completamente la funzione del magistrato. E poi ci sono delle cose che dipendono dal sistema. Un esempio fra tutti: per emettere la misura cautelare, al di là di determinati requisiti, ci vogliono i gravi indizi. I gravi indizi non sono equivalenti alle prove che servono per la condanna, ma i gravi indizi che per ipotesi sono sussistenti al momento della custodia cautelare possono poi scemare all'esito dell'istruttoria. Quindi il problema degli errori giudiziari c'è tutto, va affrontato in maniera molto seria, ma credo anche in maniera più sintonica a quello che è il sistema. Quanto alla cifra dei risarcimenti danni, credo che molto non si correli agli errori giudiziari, ma alla cosiddetta legge Pinto, e cioè ai risarcimenti dovuti a processi che contravvengono alla ragionevole durata. Ferranti? Ma quando si sente parlare di errore giudiziario, anche se uno, no, è sempre qualcosa che colpisce molto, soprattutto se c'è stata la limitazione della libertà personale. Il nostro sistema prevede questi risarcimenti proprio dello Stato, a prescindere anche da errori della macchina, cioè giudiziaria, proprio quando c'è stata una custodia giudiziale che è risultata poi non giustificata. Poi c'è il giudizio di responsabilità nei confronti della responsabilità civile, e poi c'è il risarcimento del danno, che sicuramente riguarda l'irragionevole durata dei processi. Perché oggi nel nostro sistema, ecco un'altra cosa molto importante su cui si potrebbe agire, il nostro sistema prevede, con la cosiddetta legge Pinto, che si risarcisca quando il processo o la causa civile ha avuto una irragionevole durata, che è quantificata in un certo range, diciamo, di tempo.
E sono soldi che invece, se si riuscisse a utilizzare quei soldi che esistono in bilancio, utilizzare invece per far funzionare la giustizia, quindi evitare anche lungaggini, pesantezze per le vittime, pesantezze e peso enorme per chi ha un processo, anche se a piede libero, e al tempo stesso quella che io ritengo sia una serie di sinergie, di riforme, che devono fare in modo che la custodia cautelare in carcere sia l'estrema ratio. Certo, poi lei, qui essendo mezzo di informazione giornalista, sa quanto alcuni episodi, no, gravi, violenze, uccisioni, altro, no, fatti gravi anche che riguardano reati contro la pubblica amministrazione, implicano una reazione che anche lo Stato deve dare nei confronti della quindi, di pericolosità quindi sociale. La funzione giudiziaria è una delle funzioni più difficili da svolgere, perché implica un punto di equilibrio molto delicato, quindi deve essere fatta quel richiamo che il Presidente della Repubblica fa ogni volta, ogni anno che si insediano nuovi magistrati, è un richiamo a una professione che implica tanto equilibrio, riservatezza e implica anche rigore anche nella valutazione delle prove. Userei una virtù che viene soltanto attribuita al cristianesimo, che in realtà dovrebbe essere la base per ogni buon lavoro, che è l'umiltà. Quella una grandissima umiltà. Io la ringrazio molto. E anche un broccardo latino che viene scarsamente applicato di questi tempi, che è in dubio pro reo. Certo. Attualmente in dubio è contra reum. In dubio pro reo, tra l'altro, dovrebbe essere la base del nostro sistema giudiziario, fin dall'epoca in cui qualcuno lottava e veniva incarcerato nello Spielberg per difendere questa idea di giustizia. Però vi sento di dire come ultima cosa, no? Sicuramente il nostro sistema va corretto, però guardate che nell'Europa, io ho fatto parte alcune volte anche di riunioni dei consigli d'Europa, quando ero a consessore della magistratura, in Europa il nostro sistema giudiziario è uno dei sistemi che comunque ma sulla carta viene sì, visto. Perché poi ci sono anche i nostri connazionali che vengono uccisi nelle carceri straniere, anche solo oltre confine. Ma non ci consola. Alcuni garantismi che non esistono, non so, in è chiaro. Caso anglosassone. È chiaro, però che sulla carta le cose funzionano bene. No, poi noi dobbiamo migliorare molto, però non siamo proprio potremmo peggiori. Andare avanti ore. Io saluto, ringrazio Donatella Ferranti, le auguro buon lavoro, soprattutto la voglia di fare, mettetela insieme, al di là di quello che scrivono, che viene fuori, internet, gossip, eccetera, lavoriamo seriamente sulle cose concrete. Senz'altro. La gente quello solo di questo ha bisogno. È la volontà. Io mi tengo Nitto Palma un attimo perché faccio con lui due ciao, chiacchiere. A noi piace sempre, caduta la penna, piace sempre... mi dovrei mettere gli occhiali scuri anch'io, perché mi guardi, sentirei glieli presto, no, e chiudo un occhio. Capisco che se sta avuto un intervento la luce fa malissimo, ma ci sentiremmo più Blues Brothers, sarebbe più carino. Soltanto c'era per... un suo operatore che li aveva, me li voleva prestare, se vuole... Perché noi ci teniamo a far conoscere alle persone che ci guardano, anche per così sfrondare un po' questa moda dell'antipolitica che spesso è soltanto qualunquismo. Allora, lei è romano, lei è magistrato, è stato sostituto procuratore siciliane. A Roma, sì, il cognome lo dice, e ha seguito tutta una serie di questioni molto importanti, da processo Moro al caso Gladio, al maxi processo del BR, Ustica, è stata una direzione... Ustica no? No, vede, poi ha fatto la rete. Pizza Connection. Sì, vede la rete, Nice, quante notizie fasulle. La guerra di mafia di Reggio Calabria, insomma, qualcosa ho fatto. Ma ha cominciato a 15 anni, come funziona? Io sono entrato in magistratura che avevo 26 anni, sono andato a, dopo il periodo di dottorato, sono andato a fare giudice istruttore a Vicenza, lì ho fatto il processo all'autonomia operaia veneta. Dopo un anno si sono liberati molti posti alla Procura di Roma in ragione, immagino, di diversi omicidi che venivano commessi nei confronti dei magistrati da parte delle Brigate Rosse. Questo mi ha dato la possibilità di rientrare all'epoca in un anno solo a Roma. Devo dire la verità, non credo di aver avuto, come dire, paura. A volte, specialmente quando mi venne comunicato che subito dopo Mario Amato ero il primo della lista ad essere assassinato, siamo nel 1980, avevo una forma di incredulità, perché non riuscivo a comprendere la ragione per la quale vi fosse tanta attenzione sul mio nome. Sì, avevo fatto il processo sul raid del Giulio Cesare, stavo facendo il processo su terza posizione. Era più che sufficiente. Però lei si deve mettere nei panni di un giovane magistrato di 29-30 anni
che probabilmente aveva studiato ed era entrato in magistratura per fare un lavoro intellettuale di un certo tipo, e che all'improvviso si trova, come dire, in guerra al centro, come dire, di un far west non sempre comprensibile. Era una guerra vera e propria, peraltro i terreni pericolosi li ha attraversati anche quando è stato nella DIA, no? La Direzione Internazionale Antimafia. Ma guardi, quando sono andato alla Direzione Nazionale Antimafia ormai ero un magistrato più che strutturato, ne avevo viste di tutti i colori, avevo 43 anni, per cui quando sono poi andato, non so, a Reggio Calabria a fare il processo della guerra di mafia di Reggio Calabria, onestamente, insomma, non provavo nessuna forma di emozione. Vedi? Ma emozione è una cosa, paura è un'altra. Ma la paura la metti, la paura a un la certo metti in conto, punto, lei la metti dice. Nel conto. Qui nessun magistrato, ma nessun uomo è una specie di eroe un eroe del Far West, e vive e convive con le difficoltà. In determinati periodi storici c'è stato la difficoltà di un forte rischio di vita. Le faccio un esempio. Io ricordo negli anni 80, 81, 82, con molti colleghi, noi non ci telefonavamo mai prima delle 9 del mattino, perché ogni telefonata che arrivava prima delle 9 del mattino era sostanzialmente l'annuncio di un morto per terra. Io ricordo come se fosse ieri, e quando assassinarono Mario Amato mi telefonò Loris D'Ambrosio, grande magistrato e grande uomo, e io gli dissi: chi è morto? Sì. E lui mi disse: Mario Amato. Questi erano i tempi, però vi era anche una grande unità fra i colleghi, eravamo tutti impegnati a lavorare perché sapevamo che il lavoro ci avrebbe, come dire, aiutato nello sfuggire noi per primi e altri, salvare il paese, certo. E altri da tanti rischi. Vi era più unità, vi era meno ricerca della popolarità, vi era meno protagonismo. Sì, ne abbiamo anche parlato un po'. Lei è entrato alla Camera nel 2001, poi nel Senato nel 2006, è stato anche per un breve periodo Ministro della Giustizia, Sottosegretario degli Interni. Ha una figlia, giusto? Due figli. Fanno anche loro la carriera? Fanno entrambi, hanno loro deciso di fare giurisprudenza. Mio figlio ha vinto l'esame d'avvocato e quindi fa l'avvocato penalista, mia figlia sta facendo la pratica come avvocato civilista. Ah, magistratura nessuno dei due? Sono libere scelte. Ma certo sono loro, libere scelte. Io volte... personalmente non ho mai, come dire, non mi sono mai permesso di... Ma questo è ovvio. Non è ovvio, perché molti fanno il contrario. Io sono contento che non facciano i magistrati. Perché? Perché vede, rispetto all'epoca in cui sono entrato io in magistratura, ma questo, insomma, voglio dire, un discorso che individua, ahimè, ormai la mia vecchiaia, vi era l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, era tutto tondo. Adesso l'impressione che se i magistrati si sintonizzano col pensiero dominante, che è quello che viene espresso dalle correnti e dal Consiglio Superiore, corrono il rischio di avere delle profonde delusioni. Il professor Vassalli, che è stato un grande maestro, in un famoso intervento disse: il Consiglio Superiore si è trasformato da organo di autogoverno in organo di governo della magistratura ed è diventato la prima fonte di inquinamento dell'indipendenza e dell'autonomia. La Ferranti a rifare un'altra trasmissione. Sarebbe troppo noioso. No, anzi, altro che noioso, interessante, soprattutto quando si riesce a parlare, a confrontarsi in maniera civile, questo non capita sempre nei talk show televisivi. Senta, una delle cose delle notizie di gossip che girava, insomma, l'hanno sempre accusata di essere amico di Previti, quasi Bin Laden, insomma, però nello stesso tempo è venuto fuori quasi a tutela, a risarcimento, che lei era molto amico, nonché testimone di Luca Palamara, che era allora presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi come se ci fosse un peso e un contrappeso anche sulle sue amicizie. È stata un'applicazione della proprietà transitiva a tutto tondo. No, mi riferivo al suo pregiudizio nei confronti, giusto, forse anche nei confronti di internet. No, della rete. Voglio dire una cosa molto semplice. Io ho conosciuto l'onorevole Previti 2001, quando sono diventato parlamentare, forse l'avevo incontrato un paio di volte prima. Ho un buon rapporto con l'onorevole Previti,
abbiamo quasi 20 anni di differenza, un certo. Po' di meno. Ho conosciuto Luca Palamara, di cui era amico del padre, Rocco, che è stato un grande magistrato. L'ho conosciuto giovane magistrato a Reggio Calabria. Devo dire che forse nel ricordo del padre l'ho un po', come dire, coccolato come se fosse un figlio. E sono stato suo testimone di nozze, ma come era naturale che fosse, sono stato... Ma le faccio un esempio. Io sono stato testimone di nozze di uno dei deputati del Partito Democratico più grintosi in tema di giustizia e più grintosi contro i processi di Berlusconi. Voglio dire, le posizioni che ciascuno di noi ha, politiche, ideologiche, cosa c'entrano con i rapporti personali? Come no? E peraltro sorgono amori meravigliosi, trasversali tra PD e PDL, appunto, no? Meno male. Però devo dire che quando serve per... alimentare polemiche. Io lo dico, certo, con molta tranquillità. Io chiedo a tutti, quando parlano di me, di dirmi fatti. Okay. Mi accusassero di un fatto specifico, siccome non ci riescono, perché non li possono trovare, perché non ci sono, allora, come lei vede, l'aggressione diventa molto generica, se si vuole suggestiva, ma alla fine priva di contenuti. Vabbè, ma si può anche soltanto parlarne per parlarci. No, ma a me va benissimo, si figura. No? Alla mia età poi... No, vabbè, insomma, stiamo parlando, e poi lei ha smentito in questo modo, con queste chiacchierate urbane, con questo piacevole dialogo con Donatella Ferranti, di essere un falco, come tutti dicono, insomma, un falco... Io credo di essere... Che io becca poco, si può chiacchierare senza no, doversi difendere dagli artigli. Questa storia è anche un'altra storia interessante, però le devo dire la verità, siccome il falco è un volatile che a me piace più della colomba, mi sto zitto, ma io non sono né un falco né una colomba. Sono, come dire, pronto a battermi per le mie idee, ma non mi innamoro mai delle mie idee, il che equivale a dire che se sono convinto di avere ragione e il contraddittore non mi convince del contrario, mi batto per le mie idee, quindi sono falco. Ma se mi convince del contrario, sono pronto a cambiare idea, quindi sono colomba. A seconda di come, insomma, gira. Voglio dire, ma com'è la vita? E come dovremmo essere com'è tutti noi in un modo o nell'altro, a seconda dei momenti della vita, dei la momenti vita e delle occasioni. Così. Allora, io la ringrazio moltissimo, vi invito a rivedere questa trasmissione densa di cose di cui avremmo voluto approfondire ancora moltissimo. Pensate che abbiamo chiacchierato per un'ora, e non ci siamo neanche annoiati un po'. Di rivederci su YouTube, rivederci a cercarci su Twitter e su Facebook, o a scriverci a Farvi Vivi attraverso la nostra mail, che è mappero@tv2000.it. Grazie al Presidente Nitto Palma, buon lavoro.